stiamo dimostrando le nostre idee, siamo venuti qua per esprimere le nostre idee e una persona mi è venuta contro e mi ha messo le mani al collo e io poi sono caduta a terra. Allora, siamo qui come lucani. Sullo striscione capeggia questa scritta: non tutto il Sud dimentica, non tutta la totalità del Sud può dimenticare dei messaggi, delle scelte politiche che ha fatto la Lega e per lei il suo segretario Matteo Salvini in questi anni. Noi siamo qui come lucani, ci avviciniamo alle elezioni in Basilicata e sentiamo il bisogno di far capire al ministro Salvini e anche ai suoi candidati che la Basilicata c'è e ha bisogno di coerenza. Siamo consci di un governo regionale che nella scorsa legislatura e nel passato è stato un governo fallimentare e allora qui sentiamo il bisogno di dire: siamo consci di un malgoverno, non ci può strumentalizzare il ministro, ci chiama Piddini, ci chiama in tutti i modi possibili e immaginabili, ma non tutto il Sud dimentica, vale per lui che adesso è al governo e vale per quelli che ci sono stati prima, ma lui è qui perché propone col suo partito un'Italia che vada a due velocità, un'Italia in cui il nord e il sud sono amplificati e allora noi siamo qui per dire: l'Italia è una, è unica, il sud ha gli stessi diritti del nord.